mandato ad Ankara e a Berlino, che insanguinano la vita quotidiana pacifica nei luoghi e nei momenti più disparati, in un sito turistico, in una mostra, in un mercatino. Rinnovo a quei paesi amici colpiti la nostra piena solidarietà. La vocazione alla pace va ribadita, mentre la tragedia che si consuma ad Aleppo, mietendo vittime innocenti tra la popolazione civile, bambini compresi, è divenuta l'emblema più doloroso del clima di disumana violenza e di cinica sopraffazione che spesso si manifestano, della mancanza di collaborazione tra gli Stati, dell'impotenza della politica e della diplomazia. Quella tragedia umanitaria che ferisce, ripeto, le nostre coscienze, alle porte dell'Europa, avrà conseguenze ben oltre l'area medio orientale. Non possiamo non rendercene conto e dovremmo tutti interrogarci se il dibattito politico che si svolge in Italia e in Europa sia sempre all'altezza dei tempi.